Ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Carolina Chiari e oggi facciamo un mega summer haul, haul estivo con tante nuove cose che ho nel mio armadio per questa stagione, l'estate. Sapete io quanto adoro l'estate, quanto adoro creare tanti outfit estivi per darvi ispirazione anche a voi. Questa volta, ragazze, veramente ho un sacco di vestiti coloratissimi, bellissimi, io li adoro e non vedo l'ora di farveli vedere tutti, tra cui anche questo toppettino che ho indosso rosa. E prima di farvi vedere tutte le cose nuove che ho adesso e che mi sono arrivate, lasciatemi un mi piace sotto questo video e farò tanti altri video haul per voi. Iniziamo da Shein. Shein è un sito, sapete, con cui collaboro e lo adoro veramente tanto. E questo sito mi piace veramente tanto. Vi faccio vedere che cosa ho scelto questa volta. Ho scelto questa gonnellina qui, che come vedete davanti ha i bottoni, diciamo che non è per forza super estiva, però io la riesco a utilizzare veramente tanto. Il giorno questa veramente la sfrutto tantissimo e non vedo l'ora di utilizzarla. Altra cosina fantastica, adoro veramente troppo questo colore, sono questi pantaloni a palazzo, plissettati, insomma, guardate, sono veramente carinissimi. E taglia S, è tutto in taglia S. Mi hanno colpito sia per il modello, sia per questi frufru e anche per il colore, che è veramente adorabile e non vedo l'ora di scattarli in una foto per Instagram. Altro abitino che ho scelto, questo fa molto businesswoman e diciamo che mi ci vedo un sacco appunto per questo motivo. È una camicia smanicata, lunga a vestito, però ha la particolarità di avere una cintura sempre in questo materiale che stringe la vita e quindi lo rende la camicia un po' più femminile. È molto bella, veramente fresca, estiva, a righe, quindi non è troppo camicia formale, ma è da tutti i giorni, appunto, da andarci in giro o di giorno. Ho scelto questo vestito che ho voluto provare nonostante non sia proprio il mio stile, secondo me, perché diciamo che il colore è molto particolare e appunto per questo l'ho scelto. Fatemi sapere se vi piace il colore, era colore cammello, e poi mi piace il fatto che si chiude con questi bottoni che adesso vanno veramente tanto e rimane stretto sul seno e poi tutto largo, bello svolazzante e lungo soprattutto. Non ho vestiti lunghi e quindi ne ho approfittato per prendere questo qui. Continuiamo, tante cosine di Zaful. Avevo questa busta dove avevo messo tutto, questa magliettina carinissima, questa sorta di camicetta super fresca, si annoda davanti e la cosa bellissima e stra particolare che adoro tantissimo sono le maniche, sono così, con questo sangallo sul fondo e a campana. Questo top grida estate un sacco e non vedo l'ora anche questo di scattarlo, ragazze, di utilizzarlo tutti i giorni per andare al mare. Insomma, lo adoro troppo. Poi, ragazze, guardate che bello questo abitino che mi è arrivato. Ah, è bellissimo! Allora, non si capirà bene, però sapete la mia ossessione per i vestiti a portafoglio. E questo qui è a righe, bianco e nero. Anzi, in realtà è blu. Forse nero? Nero e bianco, non so. Comunque ha le manichine così e appunto la particolarità è che ha portafoglio, stretto in vita e anche il fondo ha delle balze, molto carino, molto femminile e è fantastico, il tessuto è super estivo e lo utilizzerò tantissimo. Poi altro toppino che mi è arrivato, super estivo e sapete quanto io amo il rosso per questa stagione, è questo qui rosso con questi dettagli, questi pallini pois, non saprei neanche cosa siano, cioè sono dei pois neri, rossi, insomma, comunque il top è questo qui, off the shoulder, carinissimo. Poi una gonnellina mi è arrivata bellissima, veste benissimo, i colori sono super estivi ancora, è praticamente uguale al vestitino di prima, però vedete, ecco, il vestitino è più sul grigio, azzurro, invece questo è proprio nero e bianco. E è meravigliosa, anche grazie al fatto che ci sia la cintura riesco a stringerla bene, a farmela ed è perfetta su di me, insomma. Tutto di questo haul mi piace un sacco, è incredibile, forse non è mai successo che queste cose mi piacessero così tanto e sono troppo contenta di fare queste collaborazioni con siti che veramente io vi consiglio
e io adoro. E sicuramente io acquisterei anche con i miei soldi su questi siti, perché le loro cose sono uniche e veramente di tendenza e super economiche. Poi, ultimo ma non meno importante, è questa qui, che adesso non si capirà, però è una gonnellina, un po' anche questa portafoglio di questo rosso, molto campagnola. Ce la vedevo bene per un picnic, insomma, da utilizzare fresca quest'estate. E non sono convinta sulla lunghezza, magari fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto quali scarpe indossare con questa gonna, non saprei davvero. E poi ovviamente questa magliettina carinissima è sempre di Zaful, mi piace un sacco per questi bottoni bellissimi, sono un'ossessione in questo momento, e anche per il fatto che abbia il nodo, che il nodo sapete è di super tendenza per la stagione. Ne approfitto per farvi vedere anche delle cosine che ho preso da H&M. Nell'ultimo video dei saldi non ci sono stata, ma ovviamente ho rimediato, sono andata a fare un giro settimana scorsa, quindi sicuramente io credo le cose che vedrete le troverete anche nei negozi ancora. Allora, ho preso due reggiseni classici, uno che è questo qui e uno che ce l'ho addosso. Comunque il costo, ad esempio questo qui, il costo era di 18 euro mentre io ho pagato 8 euro, mentre invece quello che indosso il costo non lo so, il cartellino non ce l'ho più, però l'ho pagato 6 euro. Altra cosina di H&M che ho preso è una t-shirt basica, un crop top basico, però mi piaceva per il modo in cui era fatto, diciamo che è stretto, carino, molto molto semplice, sapete che io questi top li indosso tantissimo. Questa è una XS e l'ho pagata 6 euro. E lo stesso top l'ho preso anche in bianco, e quello bianco costava 5 euro, non chiedetemi il motivo, e anche quello l'ho già usato, infatti adesso non ce l'ho da farvelo vedere perché appunto l'ho già messo in lavatrice a lavare. Last but not least, H&M. Ho preso, ragazze, io ogni stagione prendo un paio di espadrillas e mai avrei pensato di prenderle da H&M. Io le scarpe di H&M, vi dico la verità, non le acquisto, però queste qui mi avevano colpito tanto e le ho provate, il mio numero c'era, erano in sconto, praticamente ve ne faccio vedere una, è così. Ho anche postato una foto su Instagram dove indosso il vestito a camicia, queste qui con questo vestito a camicia. Magari ve la metto qui, oppure se non riesco, non faccio in tempo, ve la andate a vedere sul mio profilo. E costavano 25 euro e le ho pagate 10 euro. Quindi assolutamente le ho prese, il colore sapete che va tanto di moda, di tendenza. Non avevo scarpe simili a queste e le sto veramente sfruttando tanto di già. Infatti sono già un po' macchiate. Ed ecco qui, ragazze, il video haul di oggi finisce qui. Io spero che tutti questi acquisti vi siano piaciuti. Spero che i video haul vi piacciano perché, come sapete, io adoro farli e adoro condividere le cose con voi, darvi spunti, consigliarvi negozi online dove acquistare, e lo scopo di questo video è sempre quello di dare ispirazione a voi per i vostri outfit estivi e di tutte le stagioni, ovviamente. Questi sono video che faccio ogni stagione, chi mi segue lo sa. Spero di avervi tenuto compagnia e spero stiate passando delle bellissime vacanze. Se siete in vacanza fatemelo sapere, dove andate quest'anno fatemelo sapere nei commenti. E io vi mando un bacione, ci sentiamo tutti i giorni su Instagram Stories, su Instagram, e qui ci vediamo prestissimo.